Oggi un interessante convegno qui al Polo sulla rigenerazione e il valore dei beni culturali in vista di Agrigento Capitale 2025. L'Università di Palermo, il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, ha dato oggi un ulteriore importante contributo alla concretizzazione del progetto Agrigento Capitale della Cultura 2025. L'ho fatto ospitando i vertici dell'ADI, l'Associazione di Disegno Industriale Italiana, con il suo presidente Luciano Galimberti e con Federculture, abbiamo avuto anche la presenza di Andrea Cancellato. Credo che sia veramente bello ascoltare anche interlocutori così importanti che vengono ad Agrigento per la prima volta e per la prima volta collaborano con l'università a favore di una città straordinaria come Agrigento, che sta vedendo la luce, che sta vedendo nascere questo progetto di valorizzazione. Il patrimonio, i beni culturali sono interpretati in chiave moderna e per la prima volta vogliono essere al centro di una rigenerazione urbana e di una rigenerazione territoriale. Assessore, un interessante incontro culturale sulla rigenerazione urbana portato avanti dal Polo Universitario, ho visto anche la partecipazione del direttore della fondazione. Ecco, come comune, come vi state attrezzando per questo evento importante? Devo dire innanzitutto una serata particolarmente proficua perché hanno partecipato vari attori. Ringrazio ADI per aver contribuito a arricchire questo momento di confronto. Si è parlato di promozione dei beni culturali e di rigenerazione urbana, due elementi che fanno parte del dossier di Capitale della Cultura, se l'altro è la natura, quindi partire dalla consapevolezza del sé per arrivare alla, diciamo in un certo modo, alla valorizzazione del territorio. Si sono trattate varie sfaccettature, mi ha particolarmente colpito il concetto di uno dei relatori che parla dell'importanza della narrazione dell'idea. Dobbiamo essere bravi a promuovere l'idea che abbiamo di Capitale della Cultura, perché il progetto importante deve essere conosciuto da chi vuole venirci a visitare. Dottor Albergoni, ecco, come valuta questa iniziativa? C'è stato anche un ampio dibattito, un momento sicuramente importante di confronto in vista di questo grande momento che è Agrigento Capitale 2025. È stata una straordinaria occasione che il Polo di Agrigento, l'Università di Palermo, ci ha regalato in collaborazione con l'ADI per ragionare insieme sulla candidatura di Agrigento a Capitale Italiana, per accogliere e raccogliere contributi di idee, di progetti, di proposte, e si è avviato un percorso che sicuramente andrà avanti di collaborazione, che per noi è molto importante. Ma la città sarà pronta a questo grande momento, o come direttore della fondazione farete qualcosa come amministrazione attiva magari? La città sta lavorando, stiamo lavorando noi, stanno lavorando tante componenti della città, anche la giornata di oggi ne è una prova, sta lavorando l'amministrazione comunale. Ciascuno fa la propria parte per essere tutti pronti a gennaio 2025. Il suo contributo a questa iniziativa? Il contributo dell'associazione è in linea col cambiamento del ruolo strategico del design italiano rispetto al progetto. Il design non si occupa più solo di prodotti, ma entra nel mondo dei servizi, della valorizzazione, di tutti quei processi complessi dove la progettazione trasversale e la valorizzazione, in questo caso dei beni culturali, diventa territorio di innovazione. Il design può dare un contributo importante di una visione trasversale per quello che è proprio la valorizzazione, attraverso una progettazione che faccia focus sulla cultura per la valorizzazione anche economica, politica, culturale del paese. In vista anche di questo importante momento che la città, diciamo, traguarderà, Capitale della Cultura Italiana? Ma è un traguardo che ha già traguardato e che sono sicuro farà bene. Noi siamo qua proprio per testimoniare la nostra vicinanza, per garantire il nostro sostegno a questo progetto, fare la nostra parte e cercare di fare il meglio per valorizzare in maniera permanente, con un processo irreversibile, gli effetti che questo grande progetto porterà su Agrigento.